Eccoci all'ultimo video sulla regione scandinava. Questa volta vi parlerò dell'elemento naturale che prevale alle elevate latitudini. Si tratta del ghiaccio. La sua azione non modella solo i profili delle montagne, come nel caso delle Alpi scandinave. Non determina solo la nascita di laghi da conche precedentemente ghiacciate, come nel caso dei laghi finlandesi, ma incide anche sulla linea delle coste. E infatti in Norvegia, in modo particolare, le coste risultano ricche di insenature, strette, lunghe e ramificate, con acque profonde e pareti scoscese, chiamate fiordi, e che vedete qui in questa immagine che vado adesso a zoomare. Come vedete, il percorso del fiordo non è rettilineo, perché qui si incurva. Infatti possiamo avere fiordi con dei bracci. Le pareti, vedete, sono scoscese, sono molto alte, oltre che ricoperte di una vegetazione rigogliosa. Voglio farvi vedere anche nello zoom le coste della Norvegia. Come vedete, sono molto ma molto frastagliate. Questi che vedete qui altro non sono che appunto fiordi. Di questi, quelli più degni di nota sono il fiordo su cui sorge la capitale, ovvero Oslo, che si chiama Oslofjord, è il fiordo più lungo di tutta la Norvegia, che invece è il Sognefjord. Questo fiordo è lungo ben 203 km, con pareti alte anche 2000 metri. Ricordiamo però che i fiordi non si trovano soltanto in Norvegia, ma si trovano anche in Islanda, come pure in Scozia, dove però sono chiamati Firth. Ma come si sono formati i fiordi? Lo vediamo da questa immagine. Essi si sono formati quando le valli Adu, scavate lungo la costa dai ghiacciai, in seguito al loro scioglimento, sono state invase dalle acque del mare, che come vedete quindi sono penetrate qui all'interno, formando appunto il fiordo. Ma qual è l'elemento naturale letteralmente opposto al ghiaccio? Il fuoco. Ebbene, nella nostra ultima slide parleremo proprio della terra che al ghiaccio unisce il fuoco, ovvero l'Islanda. Si tratta di un'isola di origine vulcanica che poggia sulla cresta di una enorme catena vulcanica sottomarina, detta dorsale medioatlantica. Questa dorsale medioatlantica si sviluppa per decine di migliaia di chilometri, segnando il confine tra la zolla nordamericana e la zolla eurasiatica. Ecco, questa che vedete evidenziata è appunto la dorsale, ok? Che come vedete divide l'Islanda quasi a metà. E queste appunto sono la zolla nordamericana e la zolla euroasiatica. Le eruzioni più ricorrenti avvengono proprio lungo questa linea di frattura, ma non sono rare le eruzioni che avvengono sotto lo strato di ghiacci. Infatti, oltre ai 200 vulcani, di cui 30 attivi, l'Islanda vanta anche 120 ghiacciai, tra i quali il più esteso è il Vatnajökull, che adesso vi faccio vedere ingrandendo la cartina dell'Islanda. Eccolo qui. Si tratta di un ghiacciaio la cui estensione è pari a 3 volte la Valle d'Aosta. È un ghiacciaio che rappresenta anche il maggior vulcano europeo, e che ha uno spessore di ghiaccio di oltre 1000 metri. In Islanda si può assistere anche a fenomeni di vulcanesimo secondario, tra i quali spiccano i geyser. Ecco qui un'immagine.
Cosa sono i geyser? I geyser sono getti intermittenti di acqua e vapore bollente con alti spruzzi a intervalli di pochi minuti. I geyser sono anche la risorsa energetica principale dell'isola, sfruttata nelle centrali geotermiche. E con questo abbiamo finito. Bye bye!